Ciao a tutti! Allora, approfitto di questo video per mostrarvi l'ultimo baby album che ho fatto per una bambina. Ho utilizzato, come vedrete, una collezione di carte della Toga, che è molto simpatica. Non è una delle nuove, però dovrebbe essere ancora in commercio. E mi ha permesso di questa collezione di fare un album molto 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 colorato. Non è, diciamo, il classico album per bebè che si è abituati a vedere con colori pastello, tinte sul rosa, ecco, ma invece è coloratissimo. E per regalare quest'album, la persona che me lo ha commissionato mi ha chiesto di confezionarlo in una scatola o in una busta, insomma, di fare una confezione per questo album. Io ho quindi pensato a questa, diciamo, scatola a forma di borsetta, che non è altro che la versione più grande della borsetta che io avevo fatto nell'ultimo incontro Asia a cui ho partecipato. Questa qua, adesso la faccio vedere. Avete visto anche il video, questa borsetta così. Io ho praticamente recuperato l'idea e l'ho fatta semplicemente più in grande e facendo le alette che andassero a toccare proprio il fondo. Il fondo, essendo fatto di due parti di cartoncino ondulato una sopra l'altro, è molto consistente. Ho poi aggiunto due pezzi di nastro Grosgrain e ho decorato con questa targhetta con scritto Surprise, utilizzando chiaramente la carta che ho utilizzato all'interno e aggiungendo dei fiorellini. Nella scritta Surprise fatta con la slice ho semplicemente messo il glossy per dare questo effetto lucido. All'interno, appunto, di questa borsetta c'è l'album. E l'album è fatto tutto tema Goofy. Infatti, la collezione di carta che ho usato della Toga è quella appunto con tutti i gufetti. È double face, quindi stampato da una parte e dall'altra. Ed è tutto a tema, appunto, alberi, fiori, gufi. C'è questo effetto legno e la collezione si chiama, ha questo nome francese che è Ça c'est souhait, credo, boh, non lo so il francese. Comunque è la collezione della Toga a tema Goofy. Ho fatto quindi la copertina utilizzando questa carta floreale che è insieme a un foglio della stamperia, è l'unica carta non facente parte della collezione, però secondo me, come poi vedrete, non stona per niente con le altre carte. E alcuni ritagli di altre collezioni che però potevano starci. Ho fatto questo bordino con il border punch e il bordino si ripiega anche sul dorsino e sul retro. Ovviamente non mi è bastato un pezzo unico di carta in fantasia, allora la giunta l'ho fatta sul retro di modo che non si vedesse troppo. Ho poi messo un gufetto ricavato con una fustella della Big che non è mia, ma mi è stata data praticamente la fustella fatta su cartoncino un po' spesso che io ho foderato, rivestito con la carta in fantasia. Ho poi fatto il fumetto utilizzando una fustella metallica sempre per la Big. E con questo alfabeto ho scritto io sono Emily, che è appunto il nome della bimba. Ho fatto poi un ramo semplicemente disegnandolo su cartoncino e cercando di dare un po' la parvenza delle venature del legno usando la penna gel. E per fare questo ramo mi sono un po' ispirata a questa bustina di
pre-tagliati sempre della collezione, che a me sono serviti tantissimo. Come vedrete, li ho usati molto come abbellimenti. Non sono adesivi, ma sono semplicemente pre-tagliati. E partendo da questo piccolo ramino, ho cercato di fare la stessa cosa sul cartoncino più grande. Ecco. Questa è la copertina. Inoltre, non so se riuscite a vederlo, ma alcuni fiori, tipo questo che spunta qua, questo grosso, sono tutti effetto glitter. Poi, l'album, come la maggior parte dei miei album, e vedrete alquanto semplice. Non ho voluto esagerare. E ho utilizzato molto appunto questi pretagliati che al pari degli adesivi ultimamente mi sto rendendo conto che sono veramente veramente utilissimi per abbellire gli album, soprattutto per chi come me non ama molto appesantire con troppi abbellimenti di altro genere le pagine. Allora, aprendo c'è nella retrocopertina questa bustina fatta con decorata con questo border punch, che è quello che ho usato di più, con quest'altra striscia sempre panciata, a cui ho aggiunto la strisciolina che non è altro che il bordo delle carte. Allora, praticamente questo bordo che viene tagliato via. Da una parte ha le scritte con i vari riferimenti della collezione, ma dall'altra parte c'è il bordino in fantasia che io ho tenuto e utilizzato. E in questo caso quello con i gufetti. All'interno di questa taschina ho inserito questa doppia tag. Allora, quella gialla è veramente grande e quella verde, insomma, abbastanza, se non più piccola comunque di quella gialla, e rimane incastrata in questa presina fatta con la carta in fantasia, il punch circolare scallop, e poi ho approfittato delle due foglioline già stampate sulla carta a cui ho aggiunto un bottoncino per rappresentare un fiore. Questa rimane incastrata lì sotto e va poi infilata nella tasca. Allora, le pagine per questo album ho deciso di farle ognuna di un colore diverso. Proprio perché la carta è molto colorata, ho deciso di fare le pagine appunto tutte colorate. E la prima pagina l'ho fatta questo bianco avorio. La rilegatura è quella classica. E le pagine sono fatte a busta, quindi ogni pagina ha la tag più grande, lasciata esattamente in cartoncino semplice, così, senza nulla, di modo che almeno qua non c'è il vincolo della dimensione della foto. Decorato un bordo, quello che esce con questo border punch, e ho fatto la tag dello stesso colore della base della busta, quindi praticamente qua c'è quella bianca, bianca perlata, insomma, diciamo. Poi c'è la pagina rossa e così via, con la tag rossa e così via. Allora, in questa prima pagina ho usando una fustella della Big che fa questa cornice, ho creato questo spazio dove scrivere i dati del bambino. Ho aggiunto questi fiorellini che non sono altro che questi pretagliati che vi dicevo prima. Ho aggiunto un nastrino a pois verde con il fiocchetto abbinato. Nome, data, ora, peso e lunghezza le ho stampati col computer. Poi in questa pagina ho voluto riprodurre quell'effetto porta che avevo già fatto nell'album precedente. Infatti, come idea e struttura non vedrete nulla di nuovo in queste pagine. Più o meno sono sempre le stesse cose. Il mio intento era quello di farvi vedere più che altro la carta.
Quindi qui ho voluto ricreare un po' come il buco nel tronco, dove gli animaletti, insomma, si rifugiano. E quindi ho immaginato la casa del gufetto come portafoto. E qua all'interno non ho voluto mettere nessun inserto in cartoncino colorato perché volevo che rimanesse l'effetto embossing anche all'interno, perché questa fustellata che ho fatto utilizzando le fustelle metalliche, ma facendole praticamente arrivare fino a qui, cioè qua, per poter fare la piegatura, non ho tagliato con la fustella, ma ho messo la carta doppia e nella big l'ho sistemata in modo che qui non tagliasse e me la lasciasse unita. E per fare l'effetto legno ho usato una fustella per l'embossing, appunto una mascherina per l'embossing effetto legno. Ho messo questo gufetto fatto con una fustella della big e l'ho decorato, insomma, e ci ho messo questi occhietti mobili incollati appunto al posto degli occhi. Ho fatto il fumetto con scritto benvenuto baby, welcome baby, e ho aggiunto poi dei fiorellini con degli strass negli angoli. In questa pagina c'è il classico mini album a cascata che ho fatto proprio mini perché non volevo coprire gli alberi della carta, quindi l'ho fatto piccolino, che si apre, si stila in questo modo, che si richiude, e con la slice e mi sembra la memory card Word and Expression, forse, o Remember This, ora non ricordo. Comunque, ho scritto, ho tagliato la parola big, la parola joy, grande gioia, e l'ho attaccata qua, di modo che completasse la pagina, ma non coprisse totalmente gli alberi disegnati. Poi c'è la tag rossa, che è semplicissima, come quella che avete visto prima. Da questa parte ho creato quest'altra tasca in verticale usando sempre lo stesso border punch che ho usato per la tag, e all'interno della tasca, vedete anche qui ci sono i gufetti sulle nuvole, all'interno della tasca ho fatto queste altre due targhette e le presine, appunto, le ho fatte come se fossero il viso di un il Il volto di un gufo, la faccia di un gufo, usando praticamente questa fustella metallica che poi ho piegato a metà, ho aggiunto gli occhi e il naso che è un cuoricino. E poi ho panciato gli angoli con quest'altro punch angolare che ho usato in più elementi dell'album. Allora, da questa parte ho fatto anche qua una cornice molto semplice, sempre utilizzando delle fustelle metalliche prese ultimamente, questa, e queste fustelle sono belline perché tagliano sia la parte interna che solo la cornice esterna, e quindi si può giocare, come ho fatto io in questo caso, che ho messo la parte interna di questo color crema e la cornice esterna dello stesso colore della base. Ho poi scritto con queste bandierine e queste letterine adesive, girl, e qui ho attaccato un pretagliato con questa gufetta e l'ho lasciata
non l'ho incollata in tutti i suoi punti, ma ho fatto in modo che qua sotto si possa infilare eventualmente la foto. Poi invece in questa pagina qui ho creato con la tavoletta per fare le buste, con l'envelope board punch, ho creato questa bustina su cui ho messo questo ritaglio di carta in fantasia con sempre la gufetta. All'interno ho inserito questa tag con un altro gufetto che non fa parte della collezione, questa è della collezione della Eco Park. Poi ho aggiunto questo nastrino con le nuvolette e l'ho fermato con questo fermacampione a forma di fiore. Sul retro, per coprire il fermaglio del fermacampione, ho attaccato questo uccellino. E poi ho completato con il pennarello. E questa serve, non so, per scrivere appunto i pensieri legati alle foto che si mettono invece in queste due tag. Queste due tag, una a quadretti marrone e l'altra con i gufetti. Il retro l'ho lasciato assolutamente semplice. E poi ho voluto praticamente fare in modo che questo ritaglio andasse un po' a combaciare con il ritaglio di quest'altro tipo di carta, in modo da creare una continuità nel ramo una volta sfilate le targhette. Proseguiamo con questa pagina dove ho attaccato sempre su questa carta a zig zag bianca e rosa, ho attaccato gli alberelli. E con la fustella di T-Malls ho scritto Family, perché ho ipotizzato che in questo inserto vengano messe le foto della bimba con la sua mamma e il suo papà, insomma con la sua famiglia. Ho aggiunto questi tre gufetti insieme che dessero un po' il senso appunto della famiglia e poi ho chiuso il tutto con la calamita. Vedete? Calamita che da una parte è coperta con un ritaglio di questa carta, l'ho tagliato per coprire la calamita, e dall'altra dalla carta sul retro e sotto, quindi non si vede. E quindi qua c'è lo spazio per una foto qui, una foto qua, una foto qui, una foto qua, e qua vedete ho usato lo stesso border punch di prima e una foto qua. Non ho voluto aggiungere troppi abbellimenti perché già la carta è molto colorata e poi alcune carte hanno veramente degli elementi che dispiace coprire e quindi insomma vedete l'ho lasciato semplice. Spetterà poi alla mamma o al papà coprire la carta con le foto. Stesso discorso, tag verde all'interno. Qui anche, se molto molto semplice, i quattro spazi per quattro piccole foto e la targhetta centrale, sempre facente parte di questi pretagliati, che io ho fissato con due fermacampioni gialli a forma di fiorellino. Ho distressato tutto. Carta in fantasia e buona parte delle carte in tinta unita con il Distress Ink Fried Burlap, che è un bel colore perché è un marroncino molto, ne cioè molto neutro e anche molto delicato. Poi la prossima pagina è un altro inserto che si apre e come chiusura ho utilizzato, praticamente ho messo insieme due fustelle, cioè la fustella metallica con questa forma ovale, guardate che la trovo, questa qui, e la fustellata ottenuta l'ho nuovamente fustellata con la fustella di T-Malls, che ora vi faccio vedere se la trovo.
proprio quella sottomano, comunque. quella della stessa serie, ma con scritto ovviamente Love. Questa è quella con Wish, io ho usato quella con Love, e sono quelle magnetiche. Ho fatto appunto la chiusura così, con un nastrino che si infiocchetta per chiudere. Ho aggiunto due fiorellini pretagliati, poi questa si apre, e ho sfruttato anche il retro della fustellata per creare una specie di spazio per il journaling, e ho attaccato questo pretagliato, però poi ho riprodotto con la penna gel questo tratteggio che ricorda un po' il tratteggio della caduta, insomma, del volo dei buffetti nella carta in fantasia, e ho voluto sfruttare le righe per il journaling. Vedete, ho usato lo stesso punch angolare per punchare gli angoli, mentre qua li ho semplicemente arrotondati. Questo si apre e all'interno appunto ci sono i vari spazi per le foto. Non c'è tantissima scelta di fantasie, perché praticamente sono 6 fogli, se non mi sbaglio, in questa collezione, 6 fogli stampati davanti e dietro, quindi ecco, le fantasie si ripetono un po'. In ogni caso, insomma, è carina da utilizzare, colorata, è carina. E la targhetta gialla. Poi qui ho creato invece un portafoto con questa striscia in verticale che io ho cucito a mano con questo punto croce sopra e sotto. Ho fatto questa specie di bandierina e ho attaccato questo pretagliato pensando a uno spazio appunto dove scrivere qualche nota rispetto alle foto, e tenute ferme da questa fascia sono inserite due targhette, anche queste dove mettere la foto, una semplicemente a cui ho semplicemente stondato gli angoli, e questa invece decorata con lo stesso border, punch angolare di prima. Quest'altra pagina ha quest'altra portafoto che allora si apre così. Quindi c'è appunto un altro spazio per le foto, un altro spazio per le foto qua, e poi anche questo si apre ed è tenuto fermo da questo pretagliato che io ho incollato su cartoncino un po' più spesso per renderlo un pochino più corposo, fermato con questo fermacampione a forma di cuore fucsia che riprende un po' il fucsia della base, e girando il nostro inserto si apre. E ho volutamente messo la carta quadretti perché questo può essere un altro spazio dove scrivere dei pensieri. L'ultima pagina è veramente semplicissima perché mi dispiaceva coprire la carta. E quindi ho concluso con questa immagine dove appunto a parlare è solo la carta, io non ho fatto nulla se non stondare gli angoli del quadrato. E poi nella retrocopertina ho fatto un'altra tasca che richiama quella iniziale, e in quest'altra tasca ho aggiunto due tag molto grosse, però una più piccola e una più grossa, tenute insieme da questo fiore che ho fatto ritagliando praticamente i fiori della carta. Ho messo il fermacampione quadrato giallo, ho cercato di dare un po' di dimensione al fiore, ai petali, e queste insomma sono due semplici tag. Ecco, come vedete, album molto semplice, però la carta è bella, è colorata, e insomma, la nascita di un bambino, secondo me,
dà sempre quel tocco di colore in più in una famiglia e quindi insomma ho pensato di farlo all'insegna dei colori. Spero che piaccia alla mamma di Emily e spero che sia piaciuto anche a voi. Grazie per avermi seguito, ciao, al prossimo video.